Nel 1977 George Lucas produsse e portò nei cinema uno dei film di fantascienza più belli di sempre, e cioè Star Wars. Da quel momento tutto ebbe una luce diversa per gli amanti della fantascienza. Pensate che il produttore di videogiochi Tomohiro Nishikado si ispirò proprio al tema di fantascienza per fare il suo videogioco Space Invaders. Pensate a cosa ha portato tutta l'evoluzione dei videogiochi nel campo dello spazio e della fantascienza. Ed ecco che nel 1983 Atari ha deciso di prendere i diritti da George Lucas e produrre il primo gioco Star Wars con licenza ufficiale. Andiamo a vedere cosa sono riusciti a fare. Nel 1979 Atari assunse l'ingegnere hardware Jed Margolin, il quale aveva le idee ben precise. Il suo obiettivo era sviluppare un videogioco a tema spaziale ma in tre dimensioni. Ci provò con Lunar Lander, Battlezone, Asteroids e Tempest, ma la sua più grande invenzione fu Warp Speed, un videogioco spaziale tridimensionale vettoriale. Se non sapete cos'è la grafica vettoriale, potete cercare la spiegazione di Andrea nella nostra playlist guide, dove c'è praticamente spiegato in maniera esaustiva tutto il lavoro che il monitor vettoriale crea con appunto la grafica dei vettori. Ma adesso torniamo a Star Wars, perché prima di chiamarsi Star Wars si chiamava Warp Speed. Infatti Atari, proprio all'inizio del 1983, acquisì i diritti da Lucas per poter creare il gioco di Star Wars. Ecco che qui Jed intervenì immediatamente e gli fu concesso la possibilità di creare il suo videogioco spaziale in tre dimensioni, già creato antecedentemente con il nome di Warp Speed, il quale sarebbe divenuto il nostro e fantastico Star Wars. Inoltre, il progettista Mike Halley, facente parte di Atari già dal 1976, fu il creatore di Gravitar. Tutti se lo ricorderanno per le torrette blu e i nemici rossi da dover distruggere nell'universo vettoriale. Ecco, voi dovete far caso nel gioco stesso a queste torrette rosse e blu, dipende poi dal tipo di nemico, e da molte caratteristiche, le quali vengono riconosciute, vengono riprodotte in questo gioco. Quindi anche la mano di Mike Halley contribuì a far grande questo gioco. Una delle cose più belle di questo gioco è il suo gioco, cioè il comando nella plancia di comando del cabinato. All'inizio si dovette studiare qualcosa di particolare per poter ottenere questo fantastico movimento della cloche, e lo si fece con un semplice joystick per risparmiare un po' sui costi effettivi della macchina a fine progetto. Quindi si dovette cercare qualcosa di innovativo da poter inserire in questo gioco. Ecco che venne in mente immediatamente ad Atari di provare ad usare il Bradley Trainer. Era praticamente un comando del Battlezone creato appositamente per l'esercito americano statunitense, e si trattava appunto di un addestramento trainer del carri armato Bradley, il quale veniva ricreato all'interno del gioco Battlezone e solamente in due versioni regalate all'esercito statunitense. Si tratta proprio di questo comando, il quale è stato rimpicciolito e inserito nel gioco. L'effetto è veramente meraviglioso. Star Wars era quasi diventato un gioco per due giocatori. Sì, perché all'inizio si voleva esattamente ricreare una postazione con due monitor e una sola scheda, la quale gestiva entrambi i giocatori. Il problema è che il sistema tecnologico di allora non era sufficientemente in grado di poter gestire entrambi i giocatori, e quindi si abbandonò immediatamente questo progetto.
ma ci fu un momento in cui tutti speravano che questo gioco si potesse veramente giocare in due persone. La Lucasfilm non partecipò attivamente al progetto Atari e quindi non diede nessun tipo di consiglio ai vari sviluppatori, bensì Atari decise ugualmente di spedire alla sede della Lucasfilm un cabinato Copkit, quindi seduto, non quello in piedi, per dare la possibilità alle varie persone che studiavano i film, studiavano i vari film che poi c'erano anche in concorso, di potersi magari studiare la macchina oppure trovare delle innovazioni che avrebbero piaciuto, che sarebbero state belle da inserire all'interno del gioco. Tra le persone che studiarono la macchina con il libretto proprio di istruzioni del debug di questa macchina fu Peter Langston, il quale riuscì a comprendere che c'era la possibilità di fare, tra tutte quelle che c'erano, un tasto del Fire dove si poteva bloccare il gioco in quell'istantanea e, sempre cliccando il trigger, andare avanti fotogramma per fotogramma, così da poter distruggere tutti i TIE Fighter oppure i vari colpi che venivano buttati alla nostra astronave e superare facilmente il livello. Gli piacque così tanto che creò un piccolo pulsantino al lato del cabinato che, in caso di necessità, poteva venire premuto e appunto eseguire queste cose. In un momento in cui negli anni 80 Steven Spielberg entrò a far parte per Indiana Jones e il Tempio Maledetto alla Lucasfilm, successe che vide il cabinato di Star Wars. Voi sapete bene che Steven Spielberg è un grande amante dei videogiochi anni 80 e lo si vede ritratto in una foto con il Donkey Kong alle spalle e lui buttato in un divanetto. Detto questo, si innamorò talmente tanto di Star Wars con questo pulsante che gli piaceva tanto che poco tempo dopo richiese la possibilità ad Atari di comprare, e l'Atari glielo regalò, un videogioco appunto di Star Wars. Il problema è che gli arrivò senza la modifica fatta da Peter e quindi ci rimase molto male quando Atari gli spiegò che questa modifica era del tutto creata, customizzata appunto dalla Lucasfilm e non poteva far altro che adattarsi a quello che era il cabinato che ora vediamo qui con noi. Star Wars non era il primo videogioco in prima persona con grafica vettoriale. Se vi ricordate bene c'era già Battlezone, il quale dove si comandava un carri armato si poteva avere la visione tridimensionale dell'ambiente di gioco. Per riuscire a fare combattimenti in vari livelli, cioè dentro la trincea della morte nera oppure nello spazio profondo o addirittura nell'interno superficie della morte nera, si aveva bisogno di una tecnologia che fino a quel momento era impensabile. Ecco che la progettazione di questa scheda è stata veramente di alta tecnologia per l'epoca. Innanzitutto hanno dovuto sostituire i condensatori Miller precedentemente usati per Battlezone, il quale andava molto più lentamente di questo, con dei condensatori in policarbonato per avere più alte prestazioni della scheda. In secondo luogo si è dovuto fare tre tipi di PCB unite tra di loro con un connettore all'inizio. Allora, quella audio, che è quella più piccola, per avere gli effetti sonori con gli effetti campionati che sentiamo quando appunto il gioco parla con la persona. E bensì due schede che gestiscono la grafica. La prima, tutta in superficie, tutta davanti, vicino alla scheda audio, e la seconda che gestisce proprio tutti i vettori. Noi abbiamo sostituito un componente perché non si trova più nel mercato, o meglio, si trova ma con dei prezzi folli, quindi abbiamo preso un suo surrogato. E come vedete, nell'alto della scheda ci sono i trimmer per modificare e sistemare la grafica del gioco, quindi per far collimare tutti i vettori l'uno con l'altro. Come vedete è una tecnologia che fino a quel momento, quindi 1983, non era possibile. Solo grazie a queste due persone che vi abbiamo citato prima ha potuto essere realizzata e abbiamo potuto giocare a questo grandissimo gioco.
È stato un viaggio veramente fantastico, quindi non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi e vederci al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!